Salve ragazzi, siamo tornati in un'altra parte di Scavel's World. C'è una buona notizia, siamo con mio fratello. Saluta. Ciao. Allora, nella scorsa parte è stata una parte veramente di merca, perché dovevamo nella Fran di Roccia, ho capito come fare. Adesso poi vedremo al meglio come fare, perché praticamente non mi ero accorto di una cosa che adesso andremo a vedere. Oh, vai a sconfiggere il boss. No, oggi il boss non credo. Ecco, allora. Siamo vicini. Andronca miseria. Non cominciamo a fare una carenza di cuori. Siamo vicini. Allora, adesso. Andando qui dentro, praticamente qua non abbiamo scavato. Quando sapevo che c'era. Oh vabbè, cuore, va benissimo, aspetta. Qua c'era una fumarola. Che era. Che ti portava su. E io pirla non l'avevo capito. Comunque ormai è andata così, quindi nel video ora lo farò vedere. Allora, adesso praticamente da qua possiamo effettivamente rompere quelle rocce. Speriamo alla prima. Che vaffanculo. Ah no, forse dobbiamo farla partire, beh, un po' da più in su. Se esplodi li tiamo. Perfetto. No, non puoi sposare una bomba. Perfetto. Ok. No, non è, evidentemente non possiamo scendere da lì. Sono cadute le rocce. Ok, sì, infatti. Allora. Ok, adesso possiamo effettivamente salire su. Ok. Lì vabbè cadranno le rocce. E noi ci mettiamo lì, porco. Ma Link, non hai paura di sconfiggere tutti questi nemici? Ok, spero non cadano altre rocce. No. Ok. Ecco la porta del boss, che però è bloccata da queste fiamme. Oggi. Beh, io intanto salvo. Allora. Andando. Basta, ho capito. Allora. Andando per qui su, credo che ci sia la grande chiave. Sì, in questa immensa salita. Ma poi cade il boss, c'è una roccia. Cioè, ma no, boss. Ma bellissimo, perché cioè nello scorso episodio abbiamo affrontato il fiume di lava. Comunque, ecco qui la grande chiave. Mi sa che lo sconfiggiamo oggi il boss, perché cioè, se no mi non vide cortissimo. Ha ottenuto la chiave enigma del drago, l'artefatto è d'oro scintillante, raffigura un drago avvolto in spire. Ok. Guarda ora. Adesso scendendo. Sto coso apre la bocca ed esce quello lì, sarebbe il boss. Corri. Ok. Corri. Porco dito. Cos'è stato? È la roccia che ti ha colpito. Bene, tanto ce l'ho fatta, bastava correre e cercare perché di. Perché il drago. Ok, ora possiamo andare dal boss. Però pensavo di concludere la 19ª parte, ma poi invece. Ecco. Come. Ecco ora la ingoia va nelle sue ossa, cade giù e poi. Bene, allora. C'è una scena con Geraint e sconfiggiamo il boss. Genio! In 2 secondi, genio che sono! La mamma mia! Vedrai che nella chiave di Scorpio ci metterai di più. Sì, nella chiave di Scorpio è un po' più complicato. Oppure anche in quella di Tentalus è troppo difficile. Sì, ma non mi interessa, poi ci arriveremo. Adesso pensiamo a questo boss. Allora. Hai il collo. Adesso vedremo. Male. Che male. Ok. Diciamo che. Ecco qua. Vedi, sono le ossa del drago e il quello boss. Lì è il boss, ma non è una pietra fatta così, sarà una cosa molto più difficile. Più difficile. Ecco qua, Capitano Lovio. Fai mio signore, sì. Sì, è passata per quella cosa, sì, sì. Apparentemente ha trovato un modo per fuggire già per fuggire, sì, sì, sì. Minchia, fai. Secondo me mi fa perdere tempo perché. Ecco, ora c'ho una scena con Geraint. Eccolo là.
Ciao, ciao. Ah, ci incontriamo ancora. Ah, perdonami, ma mi ripeteresti il tuo nome? Anche se in personaggio non mi importa granché, visto che ora subirai la mia ira. Proprio quando sembrava che avessi finalmente tra le mani la voce della dea, cosa succede? Che mi trovo davanti ai seguaci della dea. Questa volta, quella tirapiede della dea è qui a intranciarmi. Bene, abbiamo già capito che è incazzato. La voce della dea mi è assolutamente necessaria per la rinascita del mio signore. Mi dispiace, ad ogni modo capisci anche tu che non possiamo andare via così come se nulla fosse, no? In effetti non c'è ragione di farlo, anzi, lascerò esplodere questa mia collera inaudita. Ciao. Praticamente il mostro è fatto da Ghirai. Il mostro è fatto da Ghirai. Boom. Vero? Sì. È fatto da Ghirai. Cioè, tutto è fatto da Ghirai. Anche Scorpio è fatto da Ghirai. Oh. Oddio, buono! Masso infernale, occhio di fuoco, si chiama anche Scaldera. Porco dito, porco dito. Ho una bomba! M'hai rotto il cazzo, stronzo. Ok, devo andare su. Taglio. Ok, ho preso le bombe, sono ricaricato, adesso lo andiamo un po'. Ah, quando fa così buttateci una bomba in bocca. Potete trovare dalla pietra scica, vabbè, la soluzione, l'occhio! Stronzo! 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 Muori, 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 muori! L'occhio è il punto debole! Cazzo, è veloce però, devo dire. Ah, che scemo! Ha preso una bomba da solo! Che boss di. Ciao! L'occhio, l'occhio l'ha preso in bocca quello scemo! Aiuto, 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 aiuto. Ma questo boss è stupido perché si fa esplodere. Mi sta raggiungendo. Ecco appunto. Ma no, mi fa ridere perché si prende le bombe da solo. Perché il fuoco ha contatto con le bombe. E poi se li ingoia da solo. Vieni certo, qua, brutto stronzo di merda. Adesso lo facciamo diventare nudo. Ancora. Ah! Ah! Che boss odioso, madonna. Ma che forte, vai, 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 vai. Strozzo! L'abbiamo preso, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso. Mangia che ti fa bene, devi far colazione, se non l'hai ancora fatto, sei troppo incazzato, sei nervoso. Che schifo lui. Ancora, che due coglioni. Sto boss. Ciao! E vaffanculo, strozzo! Il fuoco non è il fuoco, no! E sto boss non c'è una seconda fase. Oh porca dio! Tu stronzo di qua, vaffanculo. Abbiamo fatto il patapum. Ah, abbiamo fatto. Basta! Allora, intendiamoci, eh. Intendemos? Intendemos? Muori, cazzo, muori. Muori, yeah, Link va a vincere un'altra battaglia con il boss. Ma vaffanculo, ma muori. Oh, poverino, si è scongelato. Si è congelato, che batto. Scusate. Non so, sono di spirito oggi, non so perché. Mi sono ripreso. Ok, dai, se sei morto, che se ne frega. Sapete che ieri mio fratello... Sì, l'ho già detto nel video, l'ho già detto. Se ha perso la memoria. E vai, un altro portacuore. Sono felice, finisce, abbiamo finito sto dungeon, via. Adesso ci sarà, vabbè, l'opificio di Ranel, poi. Che però è il boss odioso. No, il boss no, è uno dei miei, diciamo, preferiti. Vabbè, abbiamo ottenuto un portacuore. Padabam! Ok, il boss. Ora dobbiamo risalire questa salita di battaglia con il boss. E adesso incontreremo Zelda. E vai! Sono felicissimo. Cioè no, non sono per niente felice. Cioè no, sì, sono felice. Che cazzo dico? Allora, perché okay. Però poi sta cavolo di infarto. Comunque ragazzi, prendo un po' di tempo per, vabbè, ringraziare tutte le visualizzazioni che ne ho avute. 86 anche più. Voilà.